Care amiche e cari amici, vi do il benvenuto a questo incontro di guarigione e preghiera che oggi avviene durante il terzo dei 9 giorni e 9 notti di Navaratri dedicati alla Madre Divina, e specificamente oggi si completano i 3 giorni dedicati a Durga, e Durga è l'aspetto della potenza divina perfettamente invincibile contro ogni forma di male, di negatività, di buio. Buio interiore, buio esteriore. È dunque colei che non può essere oltrepassata nel significato sanscrito del nome Durga, è proprio questo che scopriamo, colei che non può essere oltrepassata, e quindi una grande potenza da invocare, il cui mantra recitare, il cui nome ripetere quando ci si trova in tempi di oscurità, in tempi di eclissi. E questi sono tempi di eclisse prolungata, non certo solo quella dell'8 di aprile, ma certamente vogliamo comprendere che un'eclissi è un tempo in cui c'è una potente fase di alta emotività, la luna, che ombreggia, rende impossibile alla luce del sole di riflettersi in noi, di venire ricevuta da noi. Allora, che cosa si fa? Si approfondiscono le pratiche spirituali, ed è quello che faremo questa sera. Vengo da una giornata in carcere, sia per persone detenute sia per lo staff, e con tutti ho fatto questa pratica, e oggi era giorno di carcere di massima sicurezza, giorno di circuito dei protetti, ovvero coloro che hanno fatto i crimini contro l'aspetto più delicato dell'essere umano. Eppure, dopo questa pratica, uno di loro ha detto: vengo da giorni di pensieri terribili e indicibili, ora è passato tutto. Allora, per favore, incomincia a mettere le mani a contatto l'una con l'altra, incomincia ad armonizzare tutti gli elementi in te. Stiamo svolgendo un corso magnifico sui mudra, e questo è sia Namaskar Mudra che Anjali Mudra, mudra dell'offerta. Incomincia a connetterti con l'anelito più profondo del tuo cuore, anelito alla pace, anelito alla cura, anelito alla guarigione, anelito alla luce, e offrilo in alto, offrilo in alto, e respira, incomincia a respirare solo di naso. Chiudi gli occhi, portali al centro del sole interiore, al centro della presenza divina in noi, dice Yogananda, il punto fra le due sopracciglia. Sei a schiena diritta ma morbida, respira solo di naso, dei sacri, lunghi, lenti e profondi respiri. Ti centri nella luminescenza sempre presente in te. Mentre ascolti questo mantra, che è il mantra che oggi letteralmente ho fatto recitare ai carcerati, perché il sanscrito, che tu lo comprenda o no, anche se ovviamente spiego il significato, ha un potere vibratorio di trasmutazione di coscienza. Allora ascolta, per favore, sono invocazioni alla Divina Madre come Durga, che vedi rappresentata dietro di me, che cavalca la tigre, che vince su ogni nemico interiore, esteriore, il buio. Per favore, mentre ascolti queste vibrazioni, respira. Centrati, respira. Col tuo Anjali Mudra, i palmi l'uno verso l'altro, tocchi il cuore e respira. Calmati, centrati, stabilizzati nel sole interiore. Tieni gli occhi al punto fra le sopracciglia e incomincia a sentire che ti connetti sempre più con la luce in te, con la pace in te, con la quiete in te. Quella luce, quella pace, quella quiete sono potenza divina attiva. Il tuo potere divino, attivalo centrandoti. Ancora qualche respiro lungo, lento e profondo, solo di naso. La schiena è dritta, gli occhi sono chiusi e volti al punto fra le sopracciglia. Ancora. Ancora. E mentre sei in questo stato, senti
emergere dalle profondità del tuo cuore. Questa invocazione alla Divina Madre la ripeti insieme a me. Quello che ripetiamo è un mantra Durga, ve ne sono diversi, ma questo è nell'ambito dell'Argala Stotram, ovvero la più potente raccolta di inni a Durga. Entraci oggi, terzo giorno di Navaratri, 9 giorni e 9 notti dedicate alla Madre Divina, terzo giorno dedicato a Durga, la potenza vittoriosa su ogni buio, e vedi che sta invocando la potenza divina per sciogliere quanto in te al momento è buio. Forse buio fisico, una malattia, una difficoltà materiale, o forse buio mentale, o del tuo cuore, o del tuo spirito. Ripeti per favore insieme a me, mantenendo il tuo Anjali Mudra, mudra dell'offerta al divino in alto. Ripeti insieme a me. Dehi sobhagyam arogyam, dehi me paramam sukham, rupam dehi jayam dehi, yasho dehi dvisho jahi. Stai chiedendo alla Divina Madre, donami salute perfetta, fisica, materiale, mentale, emotiva, spirituale. Donami felicità perfetta. Donami bellezza perfetta. Donami vittoria perfetta su ogni ostacolo ed ogni nemico. Respira per favore. Ed espirando ancora. Dehi sobhagyam arogyam, dehi me paramam sukham, rupam dehi jayam dehi, yasho dehi visho jahi. Om. Rimani all'occhio spirituale, per favore. Rimani in Anjali Mudra e senti l'attivazione di questa potenza in te. Senti la tua spina dorsale, senti la tua fronte, senti la tua schiena. Ancora fai un inspiro profondo. Imbibisciti, infonditi, impregnati della presenza, della potenza della Divina Madre. Mentre continui a sentire lo stesso mantra recitato sotto le nostre parole, respira, impregnati di potenza divina, guaritrice, liberatrice. Ed ora visualizzati davanti a te, con i tuoi bisogni fisici o mentali o emotivi o spirituali o relazionali o finanziari o legali o lavorativi, o visualizzati e insieme a me sfrega i palmi delle tue mani, caricati di quella presenza divina potente, presenza della Madre Divina potente, guaritrice, liberatrice. Quando sentirai questi tuoi palmi caldi e vibranti, ti sei caricato, dice Yogananda, di potenza divina guaritrice, come una batteria divina guaritrice. Quando li senti così, aprili e insieme a me canta Om, il suono cosmico, 3 volte verso te stessa e sentiti inondata e impregnata di quel suono potentemente armonizzante. Om. Om. Om.
rimani con le mani così e sentiti attraversata, attraversato da un flusso potente che entra da dietro la nuca e ti si infonde in te, attraversa le tue braccia e viene riversato, fatto fluire verso la te stessa, il te stesso, in corpo, in mente, in cuore, in spirito, in tutti i loro corollari della tua vita. E vedi che questa potenza vibratoria scioglie rocce, sassi, nodi, fanghi, aridità di rabbie, di paure, di negatività, di criticismo, di fretta, di agitazione, di nervosismo, di irrequietezza, di aggressività, di pensieri terribili, di dubbio, di pretese ipertrofiche verso te stessa, te stesso, di violenza verso te, verso gli altri, di guerra. Vedi che queste vibrazioni del suono cosmico raggiungono quelle conglomerazioni di stati di coscienza ancora non aperti all'amore, alla pace, alla calma, alla saggezza, alla luce, alla coscienza di prosperità, e li trasmutano. E sentiti carica, carico di quella potenza divina, guaritrice, liberatrice, che Paramahansa Yogananda dice permanentemente risplendere su di noi, ma sta a noi aprirci. Entra nella potenza di una giornata come oggi, che è il terzo giorno di Navaratri, piena potenza della Divina Madre, insconfiggibile, invincibile, a cui addirittura anche gli altri, tutti gli dèi, danno le loro armi, che diventano le sue, perché loro non sono in grado di sconfiggere le potenze dell'oscurità. E intendi qualità negative, pensieri negativi, malattia, tendenze. Vediti imbibita di presenza divina, guaritrice, liberatrice. Oggi è anche un giorno benedetto, coincide con il giorno di Santa Gemma Galgani, una grandissima santa di grandi poteri di guarigione e liberazione, ancora molto attiva, anche se non più presente in un corpo fisico sulla terra, o forse in un'altra incarnazione, ma certamente in spirito. Ed ora, per favore, inspira. Ed espirando vedi che tutta quella luce, quella potenza si irradia intorno a te e vibra ovunque intorno a te. Ed ora, per favore, visualizza qualcuno a te caro, vivo o non più qui, o forse un caro animale in bisogno di guarigione. Ebbene, ugualmente, sentendoti nella presenza della Divina Madre, caricati. Ripeto queste parole del mio maestro Paramahansa Yogananda: caricati come batteria divina guaritrice, strega i palmi delle tue mani e senti che sei aiutata da tutti voi che siete presenti in Zoom, coloro che sono presenti in Instagram e coloro che si uniranno in YouTube. E quindi senti questa potenza attivata ancora più. E vedendo queste persone o anime davanti a te o cari animali, apri i tuoi palmi, entra nel suono cosmico dell'Om, ancora ricordandoti gli insegnamenti di Yogananda, che dice: porta armonia perfetta dove viene fatto passare. Rivolgilo, fallo vibrare nel corpo, nella mente, nel cuore, nello spirito di coloro per cui stai facendo questo servizio. Continuando a tenere le mani così e continuando ad ascoltare questo potente mantra, la Divina Madre, nella sua forma di invincibile, sentiti attraversato, attraversata da quella potenza che attraversa le tue braccia, le tue mani e giunge
al corpo, alle cellule, forse malate, di questa persona e le brucia, quelle malate, sostituendole con cellule sane e vitali, al contempo illumina, rivivifica se stessa in piena potenza vivificante, ricompattante tutte le cellule del corpo di questa persona. E così fa con la sua mente, portando calma, portando chiarezza, portando positività, fiducia, ottimismo, pace, sciogliendo i meccanismi della guerra, la sciocchezza, la superficialità, l'irrequietezza, il correre, il non riuscire a calmarsi, il non riuscire a centrarsi, lo scontrarsi continuo, l'essere dispersa, disperso, il non riuscire a concentrarsi, il non riuscire a focalizzarsi su quello che è il suo dharma, il non riuscire a comprendere qual è la missione della sua vita. Vedi questa mente che viene raggiunta e imbibita, impregnata, saturata, dice Yogananda, di presenza divina guaritrice e liberatrice. E lo stesso vedi per quel cuore, se fosse in una ridda, per usare un termine dantesco, di emozioni disturbanti. Ti ripeto, questo detenuto oggi, in questo carcere di massima sicurezza, sessione, settore dei protetti, gente che è torturata da pensieri, mi ha detto pensieri terribili in questi giorni, ora sono tutti passati, allora se ci riescono queste coscienze, possiamo noi. Senti che questa potenza divina, letteralmente come fosse pioggia in terra desertica, imbibisce tutto il cuore di questa persona. E ricordati che Yogananda insegna che un'anima che abbia lasciato il corpo, anche fosse già, oltre che sul piano astrale naturalmente, ma fosse già in un nuovo corpo, viene raggiunta. Quindi senti l'entusiasmo, la gioia di servire in questo modo. Un cuore che si apre a ricevere, a risplendere come diamante, dice Yogananda, anziché rimanere nelle concrezioni carboniche della non ricettività della luce della grazia divina che segue un piano di misericordia e amore. Vedi quel cuore che si apre e così vedi per quello spirito, uno spirito che si accende alla luce sotto il soffio della vibrazione cosmica che tu hai cantato, hai vibrato per questa persona e così si armonizza, si cura. Ed ora per favore torna nel tuo Anjali Mudra e questo mudra dell'offerta, offri in alto tutto, il tuo intento profondo, il tuo Sankalpa per quella persona o anima o animale o più persone, offrilo in alto, affidalo in Nishkam Karma, completo affidamento, distacco dal risultato, affidamento totale e affida te stessa e quella persona alla fonte di ogni cura. Inspira ed espirando per favore tutti insieme vediamo il globo terrestre e vediamolo circondato sfericamente, non solo da tutte le persone di buona volontà che come noi in questo momento sia in Instagram che in Zoom, tante persone, e poi ci saranno in YouTube, ebbene, circondato sfericamente da esseri che come tutti noi adesso stanno pregando per il bene supremo di ogni essere senziente, di ogni nazione, stanno pregando per lo scioglimento dei karma negativi fra le nazioni. È un tempo di alta evoluzione, è un tempo di superamento definitivo, di concrezioni di coscienza ancora ancorate alla risoluzione del conflitto come guerra. Ebbene, fluiamo in questa unità d'intento alla luce, all'amore, alla pace, alla realizzazione della coscienza nuova che è ispirata al piano d'amore e misericordia della fonte divina, dicono i grandi maestri, certamente Paramahansa Yogananda. E ancora una volta, vedendo il globo terrestre e sfericamente circondato da esseri visibili, non visibili, i grandi maestri e le grandi sante in azione,
Ancora una volta, preghiamo insieme la Divina Madre, in questa sua potenza, oggi terzo giorno di Navaratri, in questa sua potenza guaritrice e liberatrice. Madre Divina, tu sei onnipresente, sei ovunque, sei in tutti i tuoi figli, in tutti i luoghi. Manifesta la tua potenza guaritrice e liberatrice in ogni essere senziente, in tutti i luoghi di tutto il mondo, e specialmente quelli che sono colpiti da guerre: Israele, la striscia di Gaza, la Palestina, tutto il Medio Oriente, l'Ucraina, la Russia e tutto il mondo, tutti i luoghi dove vi siano conflitti vivi o conflitti in legislature, in economie, contraenti, dittatoriali, opprimenti. E ancora una volta sfrega i palmi delle tue mani e caricati di presenza divina guaritrice e liberatrice. Lo ripeto, in un giorno di tale potenza, terzo giorno di Navaratri, piena potenza di Durga, l'invincibile Divina Madre apri i palmi e ancora una volta, per tre volte, per bene fisico e materiale, per bene geopolitico, per bene di ogni corpo, di ogni mente, di ogni cuore, di ogni spirito. Vedi l'etere impregnarsi di questa vibrazione attivata, vedi le acque, vedi i mari, vedi l'aria e vedi queste vibrazioni raggiungere le anime che hanno lasciato il corpo in condizioni di paura, di terrore, di violenza. Coloro che sono rimasti, coloro che sono in lutto, coloro che sono in paura, coloro che sono in ostaggio, coloro che sono a casa in attesa, coloro che sono in zone di guerra, coloro che sono in zone di oppressione, vedi raggiunti tutti e vedi queste vibrazioni materializzarsi nel soccorso di cui ogni essere abbia bisogno e vedile materializzarsi in ispirazioni nuove, in sintonizzazioni nuove delle coscienze dei governanti con il piano di equilibrio, amore, misericordia, compassione, espansione, gentilezza, nutrimento del piano di grazia divino che persegue un unico fine, quello della realizzazione della felicità che perseguiamo ovunque e la liberazione di noi dalla sofferenza, ovvero da quelle condizioni profonde che tengono noi come la geopolitica ancora ancorati a stati di coscienza non evoluti. Vedi luce ovunque, vedi terre, mari, acque, aria, etere impregnato di luce, di suono cosmico risvegliato e tutti raggiunti con il soccorso di cui hanno bisogno. Ricordati il canale benedetto di Chayogananda da ciò che passa attraverso di lui. Inspira, riporta le mani in Anjali Mudra. Offri questo Sankalpa che abbiamo tutti, tutti. Offrilo in alto. Offrilo in alto questo tuo intento profondo, il servizio che hai reso te stessa, te stesso e tutto il mondo. Offri in alto, offri in alto. E ancora completiamo questo nostro incontro con lo stesso mantra a Durga, oggi terzo giorno di Navaratri. Durga, la potenza divina, madre divina come invincibile su qualunque forma di buio, su qualunque forma di male. Se riesci, ripeti insieme a me il mantra dall'Argala Stotram, che è parte del grande Saptashtoka, Durga Saptashtoka, ovvero potenza di vibrazioni straordinaria, la Divina Madre. Come Durga, ripeto l'invincibile. Dehi Sobhagyam Arogyam Dehi Me Paramam Sukham
Rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jahi. Divina Madre, donami perfetto benessere fisico, mentale, emotivo, spirituale, materiale. Donami perfetta salute in ogni campo. Donami perfetta felicità, bellezza infinita e vittoria suprema, infallibile e definitiva su ogni ostacolo ed ogni nemico. Questa è la traduzione di questo shloka dall'Argala Stotram del grande Durga Sapta Shloka. Specificamente Argala è il bullone. Stiamo come divellendo importanti catenacci a che il portone della potenza della Divina Madre si spalanchi e permetta il flusso della sua piena potenza guaritrice o liberatrice. E concludo con un'altra testimonianza dal carcere. Un detenuto da 30 anni lì, a un certo punto durante l'incontro che, come sai, da 6 anni mio marito vive, che io rendiamo alle varie carceri, ha detto: ecco, posso dire che incredibilmente il mio cuore, che credevo per sempre chiuso da un bullone da 35, non so cos'è, ma sembra una cosa grossa, sento che questo bullone si è allentato. Allora, con l'augurio che il cuore di ogni essere possa aprirsi alla Divina Madre e risplendere, ci salutiamo, impegnandoci ad attivare la responsabilità di essere sempre più ricettivi alla presenza dell'amore di Dio e alla sua potenza. Il nostro Sé Supremo non aspetta altro che risplendere. Om. Amen. Om. Grazie.